Il mio indirizzo sarà basato sul tratto distintivo del mio carattere, che è il pragmatismo. Si presenta così ai giornalisti toscani il nuovo prefetto di Firenze, Valerio Valenti. Un ritorno nel capoluogo toscano dopo un periodo di servizio come capo di gabinetto tra il 2006 e il 2010. Ultimo incarico, decisamente impegnativo, alla guida della prefettura di Trieste, dove ha dovuto fronteggiare le manifestazioni violente dei Novax. Un'esperienza che il prefetto porta a Firenze, dove il fenomeno ha fortunatamente caratteristiche molto diverse. Proveremo sicuramente a rispondere a queste esigenze, ribadendo l'obbligo, ribadendo i limiti, a mio avviso, come dire, di un diritto, che è quello a manifestare, che deve in qualche modo essere reso coerente e compatibile col diritto alla salute, che è quello primario. Al centro dell'attenzione del nuovo prefetto i temi della sicurezza, sia in città per la cosiddetta malamovida, ma soprattutto, come più volte sottolineato nel corso dell'incontro, il pericolo rappresentato dalla presenza delle mafie in Toscana. Ho intenzione di monitorare con grande attenzione i fondi del PNRR. Credo che il Paese si attenda che le misure economiche disposte vengano sviluppate, attuate, realizzate in piena garanzia di legalità e di trasparenza, e su questo ci impegneremo molto, perché penso che il rischio che ci possano essere delle attenzioni criminali, che abbiamo già visto ci sia, e quindi dobbiamo assolutamente proteggere il sistema economico e la stessa pubblica amministrazione dal rischio che questo diventi ancora più incisivo.